Promossa dall'OMS, la giornata mondiale delle epatiti, che si celebra il 28 luglio, è una ricorrenza importante, serve ad incentivare l'attenzione ed un maggiore impegno nella lotta alle epatiti virali. Parliamo di epatiti al plurale e diverse ed urgenti sono le misure di contenimento da intraprendere, accelerare in tutte le regioni l'attuazione di programmi di screening per l'epatite C, ampliare l'adozione di strumenti di prevenzione per l'epatite B, approvare quanto prima una nuova terapia per l'epatite Delta. Queste epatiti costituiscono una minaccia per la salute pubblica e se contratte e cronicizzate provocano complicanze nel tempo anche fatali come cirrosi ed epatocarcinoma, ma gli strumenti esistono, infatti esiste un vaccino per l'epatite B, nuovi farmaci antivirali ad azione diretta che possono eradicare l'HCV senza effetti collaterali e per l'epatite Delta è pronto un nuovo farmaco con ottime prospettive cliniche. Per un focus sulle epatiti, presso il Ministero della Salute si è tenuto l'incontro istituzionale Epatiti virali, una priorità da non trascurare, patrocinato dalle società scientifiche AISF, Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, e SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, organizzato con il contributo non condizionante di Gilead Sciences. L'incontro è stata l'occasione di confronto anche europeo tra specialisti, ricercatori, medici di medicina generale, rappresentanti delle istituzioni, società scientifiche e associazioni di pazienti. Ecco le nostre interviste. Nella lotta alle epatiti virali l'Istituto Superiore di Sanità si è impegnato su vari fronti, mettendo in atto iniziative, ma soprattutto costruendo delle strutture nel tempo che poi si sono rilevate molto importanti sia sul fronte della terapia che della prevenzione. E basta ricordare alcune delle strutture esistenti, tra le quali il ruolo che l'Istituto ha avuto attraverso la piattaforma PITER e la sua rete di centri clinici nel produrre delle evidenze scientifiche che poi sono state molto importanti nel delineare delle politiche sanitarie nazionali, per esempio per l'accesso universale al trattamento anti-epatite C con farmaci antivirali ad azione diretta o politiche sanitarie che hanno portato all'implementazione del decreto legge per lo screening gratuito dell'infezione dell'epatite C in Italia. Ma l'Istituto, parlando delle altre epatiti virali, è anche la sede del sistema di sorveglianza epidemiologica storico delle epatiti virali, il SEIEVA. Pensate, questo sistema è stato fondato in istituto nel 1985, quindi ha quasi 40 anni di età, è una mole di dati sulle epatiti virali veramente considerevole ed è stato importantissimo negli ultimi anni nel monitorare l'incidenza delle epatiti virali acute nel nostro paese, nel descrivere i principali fattori di rischio associati alla trasmissione dell'infezione ed è stato molto importante insieme alla sorveglianza virologica nelle indagini dei focolai epidemici che abbiamo osservato negli ultimi anni in Italia dovuti al virus dell'epatite A. Dottor Grattagliano, Società Italiana in Medicina Generale, qual è e quale sarà il ruolo del territorio nella gestione delle epatiti? Il medico di medicina generale sarà un ruolo fondamentale nella gestione del paziente? Bene, noi ce lo auguriamo che le competenze della medicina generale possano essere sviluppate appieno nel campo della epatologia in senso lato, non soltanto per le epatiti virali. Oggi è la giornata delle epatiti virali, quindi ci preme soffermarci su questi aspetti. Noi siamo teoricamente pronti, come medici di famiglia, ad affrontare e gestire gli screening per l'epatite virale, non solo di tipo C, che è quella dove gli screening sono apparentemente più semplici, ma anche per la presa in carico completa del paziente, anche per quanto riguarda le epatiti B e Delta. Noi ci auguriamo però, per poter sviluppare queste iniziative, che i prossimi cambiamenti della medicina del territorio ci consentano di avere l'apporto di personale infermieristico e di personale amministrativo, che ci consenta, ancora una volta lo sottolineo, di poter attuare la cosiddetta medicina iniziativa, cioè la chiamata attiva del paziente, attraverso il quale poi invogliarlo a sottoporsi allo screening. Questo è il sistema che io mi auguro possa essere di successo, in quanto come medici di medicina generale siamo gli operatori sanitari, direi, più prossimi al paziente, che conosciamo il paziente uno per uno e possiamo teoricamente
riuscire a raggiungerli tutti quelli in cui è sospettabile la presenza di una infezione virale di tipo epatitico, oltre ovviamente ai soggetti che rientrano in quella fascia di età che il Ministero ha indicato come idonea allo screening per epatite di tipo C. L'obiettivo dell'Agenda 2030, quella di sconfiggere le epatiti virali, è importantissimo e credo che proprio le regioni debbano prenderne atto, anche perché spesso purtroppo gridano al fatto che mancano i fondi. La legge ha previsto 71 milioni per questo tipo di per combattere questa patologia, quindi credo che a questo punto non ci siano più alibi. E devo dire che le regioni che sono già partite si sono avvantaggiate perché hanno messo insieme un buon sistema informativo, soprattutto perché spesso dobbiamo cercare quei cittadini che non sanno, magari hanno avuto attività pregresse. Se parlo dei SERD sapete benissimo insomma a quali attività penso, quindi utilizzo di sostanze stupefacenti e altro. Quindi io credo che da questo punto di vista bisogna fare una buonissima campagna di informazione, così come è stato per alcune regioni, e altra cosa, semplificare nella maniera più assoluta l'accesso a questi screening. Per esempio la regione Emilia-Romagna, che è una delle prime che è partita, ha fatto sì che potesse avvisare i propri cittadini, ovviamente quelli nel range previsto, quindi cittadini chiave, chiamiamoli così, attraverso il fascicolo sanitario elettronico, oppure attraverso singoli SMS, oppure anche attraverso la predisposizione, quando dovevano fare già altri prelievi, inserire anche questo, in modo tale di avere tutta l'informazione possibile e molto semplice, perché non serve ricetta medica, per individuare queste persone. Solo così, a mio parere, si può fare. Ovviamente la Regione Emilia-Romagna lo sta facendo, se lo sta facendo la mia regione, io credo che una buona prassi si possa ovviamente anche copiare. Non è, è sempre utile prendere spunto da chi ha già fatto un tipo di attività per portarlo nelle proprie regioni. Questo significa ovviamente avere una buona organizzazione, perché noi stiamo parlando del livello regionale, però a scendere deve essere in tutte le aziende sanitarie che si occupano appunto di screening. Credo che questo sia il problema fondamentale se vogliamo raggiungere quell'obiettivo che ha avuto un rallentamento durante la pandemia, perché lo sappiamo, non solo per le patologie, non solo per l'epatite C abbiamo avuto un rallentamento, ma per tanti altri screening. Adesso bisogna ripartire, speriamo che la pandemia ci lasci un po' di respiro, e poi credo che potremmo raggiungere questo obiettivo. Ma ribadisco, non è sempre un problema di soldi, e questo lo voglio dire. Onorevole, lei fa parte della tavola rotonda in cui si parla di prevenzione, sanità territoriale e ruolo delle istituzioni per l'eliminazione dell'HCV. Ci vuole così confortare su tutto l'impegno che state avendo. All'Italia deve essere orgogliosa del lavoro che sta facendo, e devo dire le istituzioni e il lavoro parlamentare ha contribuito tantissimo. Non è un caso che sono stata la promotrice insieme ai colleghi per l'introduzione dello screening per l'epatite C. Siamo tra i primi paesi in Italia che ha scelto di fare questa politica pubblica, ed è molto importante sia perché dobbiamo raggiungere un obiettivo politico europeo, anzi internazionale, del raggiungimento dell'eliminazione dell'epatite C nel 2030, quindi abbiamo poco tempo, una buona performance per gli oltre 250.000 che abbiamo già, sono già in trattamento antivirale, abbiamo invece altrettanti che dobbiamo far emergere e conoscere e quindi prenderli in trattamento. Questo significa una vita migliore, evitare di avere patologie più compromesse, e soprattutto questo permetterà, e speriamo, che il nostro obiettivo di arrivare alla eliminazione dell'epatite C. In medicina abbiamo sempre imparato, da quando io ero all'università, che lavorare in prevenzione è molto più efficace e anche più economico che non arrivare in terapia. E la prevenzione dell'epatite C adesso possiamo farla, c'è uno screening che ci permette di identificare i pazienti ammalati che sono asintomatici e anitterici, quindi non ce ne accorgeremo mai. Individuarli vuol dire cominciare a curarli, perché abbiamo cure efficaci che possono fermare la malattia. Pensate che una persona con l'epatite C svilupperà un cancro del fegato, che è una cosa drammatica per il paziente e per la famiglia, con costi per la sanità pubblica rilevantissimi, mentre lo screening costa molto meno.
Stesso discorso delle malattie, per esempio l'HPV, una malattia che può essere prevenuta molto bene con la vaccinazione, che porta un cancro che è molto diffuso nel mondo, e se noi organizzassimo bene i vaccini per tutta la popolazione della fascia d'età prevista, avremmo un risparmio enorme di risorse e anche una sanità più efficiente. Noi stiamo ridisegnando in una maniera straordinaria, anche molto interessante, il nostro sistema sanitario pubblico, ma abbiamo un problema enorme, la mancanza di medici e di infermieri. Quindi andrà in qualche modo sanata questa carenza in fretta, se no le case della comunità saranno inevitabilmente vuote di quello che serve, cioè medici e infermieri. Ho presentato nel 2019 un DDL sulla riduzione dell'aliquota IVA sui profilattici maschili e femminili. Noi sappiamo che molte malattie sono trasmesse per via sessuale e quindi l'obiettivo è quello di creare innanzitutto un canale di formazione, di informazione, ma nello stesso tempo di dare l'opportunità ai ragazzi, ai giovani, alle persone in genere di poter acquistare ad un prezzo più basso. Questa è una cosa fondamentale perché da un'indagine che noi abbiamo fatto e che poi ho letto si mette in evidenza che molti ragazzi utilizzano il preservativo semplicemente per evitare la gravidanza, ma non è così. Ci sono molte malattie sessualmente trasmesse e quindi bisogna inserire nel contesto delle malattie infettive tutte le patologie. Una cosa che tengo a precisare e che vorrei che si formalizzasse è che ci sia una uniformità di trattamento. Non ci devono essere le regioni virtuose e altre regioni che sono meno virtuose. Bisogna fare in modo che una persona che si trovi nell'estremo sud piuttosto che nell'estremo nord abbia lo stesso trattamento, la stessa formazione, la stessa informazione. Quindi noi stiamo lavorando in questo senso perché è fondamentale che prevenire è sicuramente meglio che curare. Era uno spot che facevo in televisione, ma ha il suo significato, perché una malattia che viene ad essere contratta, poi le spese sanitarie, le problematiche non solo del paziente ma anche della famiglia che deve assistere il paziente sono veramente molto gravi. Fortunatamente l'epidemiologia è cambiata perché abbiamo adesso modalità sicure per evitare la trasmissione delle epatite virale C, abbiamo dei farmaci molto efficaci e abbiamo vaccinazione contro le epatite B. Ciò non toglie che tante persone che si sono infettate sono ancora malate e spesso non sono a conoscenza della loro malattia perché il fegato non dà sintomi e c'è poca consapevolezza su cosa faccia il fegato, cosa voglio dire essere malati di fegato. Per questo è fondamentale mantenere alto il livello di attenzione, è fondamentale anche disegnare delle strategie per identificare le persone malate e portarle rapidamente verso le cure che sono disponibili in Italia gratuitamente per tutti. Con gli ultimi studi che abbiamo pubblicato insieme anche al gruppo dell'Istituto Superiore di Sanità e anche all'AIFA, utilizzando anche la banca dati PITER e la banca dati AIFA, siamo riusciti a dimostrare innanzitutto che c'è un ritorno dell'investimento senza lo screening in 5 anni e 5 mesi, quindi trattando i pazienti con i nuovi farmaci e con le terapie più innovative e avanzate. Con l'utilizzo dello screening ci sarebbe un ulteriore vantaggio in termini di ritorno dell'investimento. Preferisco più parlare di in quanto tempo si ritorna dall'investimento, e qui abbiamo ottenuto un risultato eccezionale, 4,3 anni, quindi credo che sia proprio un risultato importantissimo riuscire ad avere un break-even point così breve, in così breve periodo. Non accade quasi in nessuna patologia, in questo caso unendo trattamenti efficaci e una politica di screening universale, questo potrebbe garantire un ritorno importante. In termini monetari parliamo di circa 70-80 milioni di euro, ma al di là della cifra in sé per sé, quindi che dimostra che l'intervento dello screening non solo è costo efficace, ma è anche cost saving, quindi garantisce anche dei risparmi, importante è il periodo in cui la brevità in cui riusciamo a raggiungere questo ritorno dell'investimento, che si traduce in maniera più importante, quindi in miglioramento della salute, guarigione per i pazienti che purtroppo sono colpiti da questa patologia e quindi riduzione dei casi, alleggerimento per quanto riguarda il peso dal punto di vista organizzativo e gestionale del sistema sanitario nazionale, e quindi c'è un vantaggio globale tanto in termini di costi diretti sanitari quanto anche in termini di costi indiretti. Un ultimo studio, tra l'altro, che sta uscendo in pubblicazione ha dimostrato anche che grazie all'utilizzo
di nuovi trattamenti, si sono ridotte anche fortemente le ospedalizzazioni dei pazienti affetti da HCV. E questo è un altro risultato importante, perché c'era molto scetticismo da questo punto di vista, quindi ci siamo sentiti in dovere di fare un'analisi anche ulteriore da questo punto di vista. Perché lo sottolineo questo risultato? Perché sappiamo bene quanto è importante alleggerire il peso che grava sulle strutture ospedaliere. Quindi più riusciamo ad alleggerire il peso che grava sulle strutture ospedaliere per tutte le patologie, in questo caso l'HCV, meglio riescono anche le stesse strutture a gestire i percorsi dei pazienti anche che soffrono di altre patologie. E quindi nuovamente anche questo risultato in termini di riduzione delle ospedalizzazioni credo che sia un risultato molto importante da sottolineare e da comunicare ai cittadini, ma anche e soprattutto ai decisori. Professoressa, è possibile una sinergia tra gli specialisti dei diversi paesi europei per la lotta alle epatiti virali? Thank you for the question. I think it's possible. Grazie per la domanda. Sì, è possibile questa sinergia, anche grazie alla Società Europea di Studio del Fegato, che è la madre delle diverse società scientifiche nazionali e che permetterà di realizzare standard di cura nei diversi paesi europei allineati tra loro. È molto importante fare lo screening e farlo precocemente, perché chiaramente se uno scopre di avere l'epatite C quando è già in cirrosi epatica, poi potrebbe essere molto più difficile arrivare a una vera cura. E dall'altra parte abbiamo le altre due epatiti di cui parliamo oggi, che sono l'epatite B, anche questa ben conosciuta. Non dovremo più sentir parlare dell'epatite B perché abbiamo un vaccino super efficace. Quindi per noi infettivologi, ogni volta io che la spiego a lezione, gli studenti mi dicono: ma perché se abbiamo un vaccino efficace dobbiamo ancora parlare di epatite B? E questo sicuramente ne dobbiamo parlare, perché questo vaccino è obbligatorio da noi, ma non in tutti i paesi del mondo. Quindi chiaramente in un concetto di globalizzazione noi abbiamo ancora casi di epatite B cronica, di persone che vengono dai paesi dove questa vaccinazione non è obbligatoria, e poi abbiamo tutta la popolazione che, perché ricordiamo che tutti i nuovi nati dall'81 hanno questa vaccinazione, abbiamo tutti gli altri che non sono vaccinati, e quindi chiaramente ancora ci troviamo a combattere con questa epatite, che per fortuna ha dei farmaci efficaci che però non eradicano, come nel caso dell'epatite C, ma bloccano l'evoluzione in cirrosi, quindi comunque molto importanti. Ad oggi devono essere fatti diciamo quasi lifelong, quindi per tutta la vita, ma siamo fiduciosi che inizieranno, cioè ci sono studi su soprattutto combinazioni di farmaci che potranno poi portare, speriamo nel tempo, ad un successo come quello che abbiamo nell'epatite C. Per l'epatite Delta invece è un'epatite che diciamo riveste per fortuna un capitolo più piccolo in un ambito epidemiologico, perché può venire fuori solamente quando abbiamo già l'epatite B, oppure quando prendiamo insieme l'epatite B e l'epatite Delta. È un virus Delta quindi defettivo, è stato poi scoperto in Italia, quindi è una scoperta italiana dal professor Rizzetto, quindi molto importante tanti anni fa, e attualmente oggi parliamo di terapie specifiche per questo tipo di epatite, quindi un'altra innovazione con tecnologie innovative molto interessanti, però pure lì dobbiamo screenarlo. Se noi il paziente non lo screen, un paziente che ha l'epatite B cronica non sa se ha anche l'epatite Delta, semmai curiamo l'epatite B, ma continua il paziente a evolvere proprio perché ha sotto anche un'epatite Delta. Quindi tutto questo ci spiega l'importanza della giornata di oggi. Epatite Delta è la forma più severa della malattia del fegato, causata appunto dal virus dell'epatite Delta, scoperto in Italia dal professor Manlio Rizzetto. Allora, perché oggi parliamo sempre di più di epatite Delta? Abbiamo in Italia due popolazioni: una popolazione più anziana che ha avuto l'epatite B nel passato,
L'epatite Delta è un virus difettivo che richiede la presenza dell'epatite B per replicarsi, appunto per creare un danno del fegato. In Italia abbiamo praticamente una popolazione fino a 40 anni che è coperta grazie alla vaccinazione per l'epatite B e altra popolazione più oltre i 40 anni in cui ci sono portatori di epatite B e ovviamente una parte anche di epatite Delta. Abbiamo anche una popolazione giovane, migrante in Italia, di cui l'epatite B provengono dai paesi dove epatite B è endemica, quindi molti di loro sono portatori di virus dell'epatite B e in una parte anche dell'epatite Delta. Si riporta dalla piattaforma italiana Studio Fegato circa 11% degli stranieri con infezione da epatite B seguiti nei centri di cura in Italia hanno l'epatite Delta. Un messaggio molto importante è che quasi 30% delle persone con epatite B, nonostante che abbiano un danno severo del fegato, non sono mai stati testati per l'epatite Delta. Adesso è il momento di testare tutte le persone con epatite B per l'epatite Delta, perché abbiamo a disposizione dei farmaci antivirali molto promettenti. Il vaccino per l'epatite B è sicuramente l'arma vincente di prevenzione. Ovviamente tutte le persone che sono immuni grazie al vaccino dell'epatite B sono immuni anche dall'infezione da epatite Delta. Il problema è che abbiamo una coorte della popolazione, quelli con un'età superiore a 40 anni in Italia, che sono stati già infetti dal virus dell'epatite B, popolazioni fragili, anche per esempio i tossicodipendenti oppure altre popolazioni, utilizzatori di sostanze che possono essere non immunizzati dal vaccino dell'epatite B, quindi possono essere a rischio sia per l'infezione da epatite B e ovviamente anche per l'infezione da epatite Delta, e abbiamo appunto la popolazione molto più giovane dei migranti che arrivano nel nostro paese da paesi di alta endemia per l'epatite B, dove la vaccinazione non è così diffuso come è stato in Italia in questi ultimi 30 anni praticamente. Quindi sicuramente la vaccinazione è l'arma vincente. In più, nei giorni d'oggi abbiamo anche delle opzioni terapeutiche che mancavano nel passato, che appunto aumentano questa, diciamo, consapevolezza che potremmo avere degli armi per lottare l'infezione in quelli che l'hanno già acquisito, questa infezione che porta alle gravi conseguenze cliniche qualora non venga curato. Il nuovo approccio terapeutico è dato proprio da andare anche alla ricerca di nuove forme di epatite e ancora più compromettenti per le persone che ne soffrono, come l'epatite Delta. E grazie al grande impegno che c'è stato per la ricerca con l'epatite C, dove abbiamo eliminato questo virus dalla circolazione, quindi consentendo alle persone di tornare a vivere una vita normale, ci siamo concentrati oggi come ricerca anche nelle forme ancora più aggressive, ancora più rare che per i pazienti che ne soffrono. E questo vuole continuare ad essere il nostro impegno per mettere le persone che soffrono per le patologie epatiche di vivere una vita assolutamente priva dal virus. Thank you.